Questo è El Campeón Misterioso, uno dei più grandi lottatori della Lucha de Carreteras del Messico. El Campeón, posso presentarti il pilota di cui ti ho parlato? Wow, è andata bene. Aspetta, cosa? Significa che El Campeón ti addestrerà, ma tu devi dimostrargli che hai talento. Ho un'auto pronta per te. Quindi, devi mantenere quella velocità. Lucha de Carreteras si basa su agilità, velocità e precisione. Posso farcela. La lucha libre è il wrestling messicano conosciuto in tutto il mondo e la Lucha de Carreteras è l'ultima evoluzione di lucha e corse. Quindi il festival ha bisogno della benedizione di El Campeón. Rettilineo lungo. Gira a destra. Gira a sinistra più avanti. Il Messico adora gli eroi della lucha libre. Quindi è fondamentale avere la benedizione di El Campeón per la Lucha de Carreteras. Dunque cerca davvero di mantenere quella velocità. Basterà per convincere il Campeón. Ben fatto! Il Campeón è pronto ad accoglierti tra i suoi allievi! Felicidades! Allora, ci sono tre fasi di addestramento per te. Ti spiegherò le regole e come funzionano. Domande? Non mi serve una maschera. Beh sì, ma prima devi guadagnartela. Ma prima devi dimostrare agilità. La Lucha de Carreteras combina lo spettacolo del wrestling messicano con la potenza delle gare automobilistiche. Sfonda le recinzioni, attraversa i campi, non preoccuparti, i contadini amano la Lucha de Carreteras. Il Campeón sembra colpito, ma ora devi dimostrare il tuo coraggio. La Lucha de Carreteras richiede spesso coraggio e abilità. Vedi se riesci a superare questa prova. Coraggio. Ok, posso farcela. Ne sono certo! Andiamo! Credo che tutto sia iniziato quando lo Stuntman è saltato giù dalla sua auto sul ring. Da qui è nata l'idea della Lucha de Carreteras. E il resto è storia. Rampa in arrivo, non rallentare! Che tiro!
derapata! Che coraggio! Solo chi ha coraggio ottiene questi risultati. Questo è il test finale. Solo tu e il campion misterioso in una prova di velocità. Vamos! È proprio come la luce libre. Vince il primo al traguardo. Resta sul percorso, se vuoi. Listo? Attenzione, curva strettissima a sinistra! Il tragitto dei Rudos potrebbe farci risparmiare qualche secondo. Conoscono le scorciatoie migliori. Vamos cross country! Occhio alla curva! Attenzione, ho sentito che da queste parti c'è una scorciatoia dietro dei cespugli. Dale gas! Sfrutta quel rettilineo! Hai battuto il campion misterioso! Hai un grande futuro davanti a te! Bienecho! Penso che sia chiaro che tu abbia dimostrato il tuo valore. E il campion misterioso è d'accordo e ti sponsorizzerà con il nome di Toro Loco! Così! Ora sembri davvero appartenere al ring. Una cosa importante. Non dire mai a nessuno il tuo vero nome. Quando indossi la maschera, sei Toro Loco. E non parlare neanche. Gli incontri sono scritti ed è tutto pronto per partire. Sali in macchina! Il combatte sta per iniziare! C'è un nuovo sfidante, carne fresca, sponsorizzata da El Campeón! Vediamo se si merita il suo supporto o se finirà al tappeto! Questa è una qualificazione in cui puoi mostrare le tue abilità. Fai qualche salto, rischi un po' la vita, le solite cose, insomma. Sembra abbastanza facile. Non parlare! We'll be right back.
Che performance! C'è molto altro da aspettarsi da El Toro Loco! Avendo completato questo round, Toro Loco passa un round di qualifica sulla strada per lo stadio! Signoras y señores, nel prossimo incontro vi presento il degno avversario di Toro Loco! La campana suona! I due Outdoors sono sul ring! I Technicos restano sempre sul percorso! I Rudos cercano la via più veloce! Un luchador maldestro è spacciato in queste curve! Il circuito di Baja è il campo di battaglia! Come se la caveranno oggi i professionisti? Oh, quel monte è una passeggiata per quei campioni del ring! Ah, non posso crederci! Los Luchadores stanno fuggendo dal ring! Questo combattente è audace! Magnifico! Che salto! Guarda! Questi caminos viventi nel deserto sono un tesoro! Questi lottatori! Ci avviciniamo al traguardo! Chi sarà il vincitore stasera? Triunfador! Campeon! Toro Loco vince! È il gran final! Che incontro! Ma aspetta a dire che questo è stato incredibile! Damas y caballeros, è il momento della battaglia del secolo! El Forzudo contro Toro Loco! Niente può fermarli! Fanaticos de Lucha, inizia l'incontro! È una gara senza esclusione di colpi fino al traguardo! Entra gli Outdoors! Ecco, arrivano! Oh, che battaglia straordinaria! La luce è iniziata! I combattenti stanno lasciando l'arena! Oh.
il forzudo ed il campeon si incontrarono per la prima volta in una gara a coppie. Erano alleati e sconfissero ogni sfidante. Nell'incontro finale, il forzudo non riuscì a toccare il campeon in tempo, perdendo così la cintura del campionato. E il campeon abbandonò la squadra. Gli incontri rudo contro rudo sono i preferiti dei fan. Oh, solo un luchador coraggioso cercherebbe una scorciatoia qui. Gran vittoria per Toro Loco! E il forzudo affronta Toro Loco! Che audacia! Sfida il maestro! Che cosa sta succedendo? Questo incontro non potrebbe essere più emozionante! Ma lo è! Toro Loco deve sostenere uno di questi combattenti! Sarà il forzudo o il campeon? Toro Loco sfiderà il forzudo e difenderà il maestro e il campeon! È iniziata! Sono usciti dalla gabbia! Ah, Ivan, chi vincerà? Il maestro o l'apprendista? Ah, lo stadio si fa sentire stasera! Chi uscirà dalla galleria? Si esterapare da luccia, Toro Loco! Prendono l'autostrada! Oh, le macchine! Stanno volando!
concorrenti sono a metà percorso. Puoi quasi sentire le ruote giganti del mostro fantasma! I concorrenti si stanno avvicinando al traguardo! Toro Loco e il campione hanno sconfitto tutti con coraggio, proprio come i più grandi campioni del ring! Toro Loco e il campione sono l'orgoglio e la vera incarnazione della tradizione dei Technicos e meritano tutta la gloria e gli onori! Incredibile! Il mondo della lucha è sotto shock! Toro Loco è passato ai Rudos e ora è dalla parte di El Forzudo contro El Campeón! Non credo ai miei occhi! Via! Rompete la gabbia! Via! Chi vincerà arrivando al traguardo per primo? La folla non vede l'ora! Il conflitto si sposta in autostrada!
Ah! E il forzudo si rifiuta di riconoscere Toro Loco come suo pari! Che shock! Il pubblico vuole un incontro Rudos contro Rudos! La battaglia dei Rudos ha senz'altro delle scorciatoie magnifiche! Los conductores sono a metà del percorso. Gli autodores sono a tre quarti del percorso. Puoi quasi sentire le ruote giganti del vostro fantasma! I piloti si stanno avvicinando al traguardo! Traidor! Quel traditore di El Forzudo è stato sconfitto! Toro Loco è un vero combattente! Paria El Forzudo ed è il campione! L'orribile vostro fantasma è tornato dal suo lungo esilio dopo essere stato sconfitto da El Campeón ed El Forzudo! Non possono affrontare da soli il loro vecchio nemico. Hanno bisogno di un alleato. Si è fatto avanti un alleato! È il coraggioso Toro Loco! Dal profondo degli inferi, ecco il temibile vostro fantasma. Il mostro fantasma ha pianificato una vendetta contro i suoi vecchi nemici, El Campeón ed El Forzudo. Un luchador da solo non riuscirà a opporsi al mostro fantasma. Arriva El Campeón ad aiutare Toro Loco! È una scorciatoia in agguato! Sì, Icole! Toro Loco non ci pensa due volte! Questa mossa li avvicinerà alla vittoria! Questa coppia fortissima non riuscirà a sconfiggere il temibile mostro fantasma! Un attimo! Forzudo si è unito alla battaglia! Le gallerie sono diventate il ring di lucha definitivi! Chi ne uscirà vincitore? Stretta in arrivo, riuscirà
riusciranno a superarla tutti i lottatori. Solo la triplice alleanza di El Campeón, El Forzudo e Toro Loco può sconfiggere questa bestia sul cuore. Triplice alleanza ha sconfitto il mostro fantasma. Quando i luchadores si alleano, possono scacciare via anche un nemico temibile come il mostro fantasma. Non vedo l'ora di scoprire quali incontri della Lucha de Carreteras ci aspettano in futuro.